Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video della Bushcraft Crew. Allora, inizio questo video, come si può notare, dal Poggio Tre Croci. Sono con Lorenzo e con Gabriele. E parto questo video da qua. Progredisco. Inizio il video qua dal Poggio Tre Croci perché la meta di oggi sono le quattro surele. Che sono quelle là sopra, dovrebbero essere. E dato che la prima parte, filo qui al Poggio Tre Croci, ve l'ho fatta già vedere in due video differenti che vi lascio sotto in descrizione e nella I in alto a sinistra, la vostra destra in alto a destra. E, e quindi il video lo parto da qua. E da qui alle quattro sorelle ci vorrà ancora un'oretta e mezza barra due, perché sale di tanto. E però ce la dovremmo fare, Adesso ci siamo fermati un attimo qua sotto a fare una pausa a rifocillamento. Ci siamo mangiati un po' di toma, il formaggio. Ci siamo bevuti una Red Bull per darci la carica, dato che siamo in piedi stamattina alle 6 e tipo il primo pezzo sembravamo tipo dei cadaveri. Però ce l'abbiamo fatta. E adesso continuiamo la nostra salita e ci terrà da compagnia in questa magnifica esperienza. Se ultimamente vi chiedete perché parliamo un po' con l'accento del sud è perché non lo sappiamo neanche noi, però ci rende la giornata più bella e più divertente. Perché noi siamo persone passionali. Siamo dei ragazzi passionali. Abbiamo un cuore grande. Comunque adesso continuiamo la salita e penso che tra andata e ritorno saranno forse più lunga della camminata che avete visto prima. Vedi, è la stanchezza, più lunga della camminata al rifugio del Tabor che avete visto. Scusate, ce la faccio in ombra, ma c'è un sole pazzesco, se no non vedo niente praticamente. Gabri, senza cappello. E quindi sarà più lunga con più dislivello, quindi vedremo come arriviamo stasera a casa, se arriviamo a casa. Ecco la faccia del male. Allora adesso abbiamo iniziato l'ultimo pezzo di sentiero, quello più pesante, per arrivare su. Sale su di qua e poi là dovrebbe esserci un bivio. Ci fermiamo che bevo e guardo un attimo la cartina, perché non so se in realtà il sentiero che mi dava arrivava là sopra, poi continuava dietro sulla cresta, però ho notato che là c'è un altro sentiero che arriva proprio lassù in cima, che c'è una croce. Adesso non so se quella è un'altra montagna o se sono le quattro sorelle. Noi invece dobbiamo prenderla di qua. Comunque arriviamo al bivio di quel sentiero lì, che non so se si vede, più o meno è quello. E il bivio dovrebbe essere là. Bevo e controllo anche la cartina, così vediamo un attimo che strada fare. E comunque adesso ci troviamo a 2308 metri di dislivello e sì, buonanotte di altitudine, e le quattro sorelle dovrebbero essere 2666, quindi mancano circa 366 metri di dislivello. Sì, lo so, però non so se poi arriva fino in cima a cima o si ferma prima. Adesso controlliamo bene dalla cartina. Poi comunque il ritorno non rifaccio la stessa strada, ma facciamo sempre che passa qua sotto, che arriva poi in questa strada più grande. E nel frattempo si è alzato il vento, quindi non so quando si senta. Ci vediamo al bivio. Allora, ci siamo seduti qua un attimo dove c'è il bivio che va di là e poi sale su, e per guardare sulla cartina, ma non è segnato, quindi non sappiamo. Comunque adesso dobbiamo andare su di là, che è quello più semplice, vediamo fin dove ci porta e poi semmai decidiamo. Wow,
Allora, siamo arrivati qua sulla cresta dal sentiero lì sotto e abbiamo visto un attimo il panorama, ve lo faccio vedere, è stupendo. Tutto. E teoricamente dovremmo riuscire ad arrivare là sopra, è ancora lunga, ma adesso vediamo. Il sentiero sale su da questa, sulla cresta in pratica sale. E dovrebbe essere abbastanza duro, ora iniziamo a salire, vediamo un attimo come. Io sicuro voglio arrivare in vetta, perché è proprio, la sento qua e voglio arrivarci, anche perché non mi sento per niente stanco, solo un po' le gambe, ma niente di che. E ci voglio arrivare. Piccolo aggiornamento, abbiamo preso il sentiero che vi ho fatto vedere prima qua sulla roccia e allora, in alcuni punti devo dire che è abbastanza tesa, perché è abbastanza ripido sia in salita che in discesa ed è su roccia pura, e quindi lì bisogna un attimo fare attenzione, però in altri punti, come quello in cui siamo adesso ad esempio, è come fosse un sentiero stretto in un piccolo praticello che continua là, e poi adesso c'è quella parte lì che non so come sia, però qua in questi punti qua basta un attimo fare attenzione a dove si mettono i piedi. E quindi direi che continua la nostra salita, vediamo fin dove ci porta questo sentiero. Io spero fino alla croce, ma vedremo. Sempre di niente salendo qua su dalla cresta, ed è roccia pura, il sentiero non è ben segnatissimo, e ora dovremo continuare poi ancora su di qua fino, penso, in cima. Adesso vediamo, continuiamo sulla cresta. E comunque siamo rimasti solo io e Gabri, che Lori si è fermato appena iniziata la parte quella un po' più complicata, perché non se la sentiva di fare la parte su roccia, in quanto diceva che sentiva i polpacci che non tenevano più, e quindi giustamente ha preferito fermarsi. Quindi noi adesso saliamo su e sulla sala del ritorno lo prendiamo e scendiamo fino al forte là sotto. Ci fermiamo a dire a far pranzo, anche perché sono già le due qualcosa, sono le 3 meno 10, quindi direi che è abbastanza anche tardi. Adesso continuiamo e vediamo. Ok ragazzi, noi non siamo ancora arrivati, però abbiamo un attimo passato qui questa cresta salendo su dritti e ci siamo accorti di una cosa. In pratica la mia cartina è di qualche anno fa, è dell'istituto geografico, quindi non è comunque recente, sarà di qualche anno fa. E io mi ricordo che quando sono andato a chiedere alla, sai che non, qua, quando sono andato a chiedere alla baita delle guide alpine qui a Bardonecchia, mi avevano detto che il sentiero era stato rinnovato, quello per arrivare alle Quattro Sorelle, l'anno scorso, ed erano state inserite, io poi avevo chiesto se era necessario avere tipo delle imbracature, perché magari c'era una parte di ferrata verso la fine, e mi era stato detto di no, perché c'erano nelle ultime parti delle catene attaccate alla roccia e, per tenersi. Il problema è che salendo da qua, dal sentiero che era segnato sulla cartina, io non trovavo nessuna catena, e questo mi sembrava strano. E infatti, guardando qua sotto, allora, in pratica quello lì è il sentiero che dove ci siamo fermati prima al bivio, che vi ho detto che controllavamo, che non sapevamo dove andasse. Da qua si vede che sale lì, prosegue, lì ci sono le catene. Quindi effettivamente il sentiero con le catene c'era, ma è quello nuovo. Si vede che la cartina, essendo vecchia, non aveva segnato il sentiero nuovo, e noi abbiamo fatto il sentiero vecchio. Infatti non è ben segnato, è abbastanza sdrucciolevole, è pericoloso. E vabbè, comunque adesso penso che dovremmo essere quasi arrivati, perché lì ci sono le catene, quindi dovrebbe essere la parte finale e dovremmo esserci quasi. Però nel caso dovesse mai fare questa passeggiata, ricordatevi che al bivio seguite la scritta sentiero, e c'è il sentiero nuovo che hanno fatto con la parte, diciamo, per tenersi verso la fine. Ora direi che dopo questo momento didattico possiamo proseguire verso di là. Ho la batteria della fotocamera scarica, quindi nel caso passo all'iPhone.
arrivati in cima. Vista stupenda qua. Siamo dopo 5 ore e 20, siamo a 2689 metri sul livello del mare. La croce qua. Questo c'è qua. Ah, il libro di vetta. E del miele. Adesso lasciamo la nostra scritta qua. Beviamo qualcosa e poi iniziamo a scendere. Ok, allora ci siamo un attimo, abbiamo bevuto qualcosa e adesso iniziamo la discesa. Come vi ho detto anche prima, la fotocamera è scarica, quindi penso che se dovrò fare ancora delle riprese userò il telefono. E soprattutto là sotto dove ci sono i bunker che vi volevo far vedere, penso di usare il telefono perché la fotocamera è scarica. E poi adesso vedo un attimo, tanto adesso la metto via perché questa parte qua non riesco a comunque a fare, non riuscirei a registrare perché è bella impiccata e in discesa è rischioso, quindi preferisco usare le mani per tenermi e non per registrare. Però se ci seguite su Instagram sicuro vedete tutti gli spezzoni, quindi andateci a seguire su Instagram, link sotto in descrizione. E iniziamo questa discesa che poi abbiamo dei bunkerini da visitare, poi torniamo giù a Bard e collassiamo, basta. E andiamo. Ah, tra l'altro da qua su si vede il sommelier, altra gita che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi non ve la dovete perdere, vi lascio il link sotto in descrizione, che è quello lì, il sommelier, 3333 metri, il nostro primo 3000. E tranquilli, ve lo lascio sotto in descrizione e su nella I a destra. Iniziamo questa discesa. Esperienze di vita. Esperienze si fanno una volta. Sono cose che fa una volta. Capolino dalla pancia. Esatto, sono cose che fa una volta e poi non fa più. Allora, siamo qui al riparo sotto un muro all'ombra. Che abbiamo mangiato i Saikebon, finito la toma, bevuto una bella bottiglietta di birra a testa, finito il salame di cervo, mangiato le patatine al chili, chillato un pochettino. E con quale sorriso dalle mente me lo stai dicendo? Ragazzo, vedi calmarti. E adesso mi sa che mettiamo tutto via e poi scendiamo giù, che sono comunque già le 5 e mezza. Quindi sono le 6. Sono le 6. Sono le 6. Direi di iniziare a scendere. Abbiamo visto lì il buco. Ah sì, abbiamo visto questo bunker qua che ha tipo una, due, tre stanze più un corridoio lungo. Però non vi ho portato dentro perché non è niente di così enorme. È tutto buio. E poi è tutto buio. Ma quello almeno posso usare la torcia. Però tanto tranquilli che se volete un video sui bunker, c'è una zona che ho trovato che ne ha tipo 8, 10 tutti vicini. Quindi presto ci sarà un video. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con noi in questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Salve, ciao. Compa. Fallo di nuovo, ci sono 5 gradi. Io se no, questa è maglietta. Zio che...